Salve, salve, buongiorno. Bene, oggi facciamo un altro gameplay di questo gioco stupendo. War Thunder. Voi direte, ma che cazzo di gioco ti stai facendo sulla Play 4? Potresti giocare giochi più fighi Batman. E almeno questo è un free to play. Un gioco gratis e in pratica è figo, direte, ma che cazzo è sto gioco? È un gioco che si basa su carrammati che devi fare partite multiplayer oppure eventi, tornei su questo gioco e ti fai tipo tutti i tipi di carrammati, sì, di livello 1, da livello 1, questi sono questi qua di livello 1, 1, 1, 1, 1, tutti di livello 1, poi man mano dovresti arrivare con avanzare del livello 2, e poi che ti scontrerai con tutti i carrammati nemici di livello 2, poi la stessa cosa come livello 3, livello 4 e infine fino al livello 5. Il livello 5 è i più potenti, che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questi qua. Questi qua sono i più potenti. E vediamo. Vediamo come saranno. Bene, oggi facciamo la nostra prima partita su questo video. Mi sono ancora presentato. Non mi sono ancora presentato. Sono Cuore di Drago. Robe, facciamo un po' di tutto e spacchiamo i culi. Oggi facciamo momento nella nostra prima partita. La nostra prima Partita. e niente, se l'audio e la mia voce fa cacare quando vedete sto video, non è colpa mia, è proprio, non è il microfono, è la mia voce che fa cacare. Bene, stiamo cercando la nostra prima partita. 27, 38 secondi, cazzo, ci mette molto tempo. Io farò più veloce che possibile di trovare una partita. Ecco, Normandia. Vediamo come andrà sto video. È il mio primissimo video che faccio con la voce e sono molto emozionato, perché io normalmente ho fatto video su The Last of Us, dei video clip cantate di musica. E con questo gioco ho fatto solo un video. Questa volta me lo faccio, come tanti persone mi hanno chiesto, fai un video con la voce, ti fai il gameplay, queste cose così. E allora vediamo come fare, vediamo un po'. Porca troia, ventilatore di merda. Non vedo un cazzo. Facciamo il nostro primissimo gameplay su questo gioco. Poi il prossimo video lo farò un altro giochino, sempre preso un gioco gratis che sta avendo molto scalpore, molti giocatori online che ci giocano, che è Rocket League. Vi do una primissima anteprima del titolo: Rocket League è un gioco da contracazzo, proprio contracazzo. Ma che cazzo. Allora, ci siamo. E allora, in pratica questo gioco è basato di conquistare delle aree. Ci sono tante aree, tipo tre aree A, B, C, che sono quelle là in basso a destra della minima mappa, come dovete vedere. Oppure ci sono solamente un'area, l'area A, e dovresti conquistare e poi difenderla. E tipo, se vedete nella barretta sopra del carrammato che c'è, ci sono due barrette, blu e rosso, sono le barrette di vita delle nostre squadre. Se chi finisce tutta la barretta di sopra ha perso la partita. E per vincere dovremo conquistare le aree. Ti permette di far abbassare la vitalità degli nemici. Mo tipo, io sto conquistando la zona A. Come potete vedere, dopo conquistare la zona A si illumina la cosa rossa dei nemici. Porca troia che mi sparano da qualche parte. Cazzo allora. Eccolo qua. Eccolo qua. Dovete mirare, va bene. Porca troia. Sbagliato.
come vedete è un gioco, ho capito dove c'è, dove lei spara. Poi ti danno delle piccole medaglie che ti fa capire se hai fatto giochi di squadra e hai ucciso qualcuno, professionale, ne uccidi uno, due, tre più volte. Oltre che questo gioco molto figo è che è un gioco molto molto impegnativo. Molto impegnativo perché tipo non è fan, dici tu spari, fai qua, destra, sinistra, puli, però guarda, la sceneggiatura è molto figa. Poi tipo se ti becchi uno come questo, si fa solo questo. Vedi? Tipo ti sparano da tutte le parti perché tipo c'era un altro indietro che io non me ne so accorto. Che poi, non stavo dicendo che questo gioco è molto molto realistico, perché oltre che ti sparano, come vedete, le basso a sinistra ci sta le tipo di danneggiature del carro armato, se ti sei danneggiato il cannone, oppure il motore, oppure le catene del carro armato, non mi ricordo come si chiama, cioè minchia, ti fa capire proprio il senso del danneggiamento del carro armato. Però poi tipo potessi anche aggiustare tenendo come di sotto tutto il X per la riparazione del carro armato, e quindi per notte della riparazione del carro armato ti fa capire sulla sinistra vicino alla vitalità del carro armato quanti minuti ci vuole per riparare tutti i danni che abbiamo subito nel combattimento. Ed è un guaio quando si ripara se ci vuole più di un minuto, tipo rimani bloccato così senza fare un c***o. Adesso vi faccio vedere un'altra piccola specialità di questo gioco, che in pratica oltre a fare il carro armato ci sono queste tre quadratini che ci sono degli aeroplani, e che ti fa questo ole, ti fanno usare proprio l'aeroplano per uccidere i nemici dall'alto, ma però c'è un limite, sempre in basso a sinistra c'è un limite di tempo di un minuto e di qualche secondo, e tipo dovresti sparare un po' di più, io ora faccio tutta la parte gameplay così veloce veloce, ecco qua, facciamo una cosa veloce e poi tipo c'è un nemico che è un po' in difficoltà, però io tra 45 secondi mi posso di nuovo muovere finalmente. Tipo che questo carro armato ha un morbo di Parkinson, un Alzheimer che non si muove più perché sta in riparazione, che palle. E in frattempo, per perdere tempo, mi chiamo di nuovo un altro aereo usando il calcio e la scattatura, bomba di quello che ti esce, tu clicchi X e usi quel tipo di aeroplano. Buono per il momento, può più potenziare rispetto a altri due carri armati di livello 2. Dobbiamo solamente combattere con questa centaglia. Distruzione al primo colpo. Buona musica. Attenzione. Ecco. Che cazzo era? Che cazzo era? Ah, mentre quando morite in qualche partita potete scegliere un altro carro armato, tenete tre possibilità, tre vite di mettere tre carri armati in campo. Scusate, ho ruttato. Ops. È un brevissimo gameplay. Beh, se vi è piaciuto sto video, mettete un like, commentate, se fa cagare io rinuncio di fare atti gameplay con la voce, facciamo solamente videoclip con un tanto di musica. E niente, e questo è War Thunder, un gioco molto figo, bello, sulla PlayStation 4, trovato sulla PlayStation Store, soprattutto se volete abbonati mi pare sulla PlayStation Plus. Non mi ricordo se si trovava sui giochi gratis o le offerte del PlayStation Plus, non mi ricordo, che tipo l'ho scaricato all'inizio di luglio e adesso non me lo ricordo, ma abbiamo niente, questo è tutto, abbiamo finito anche la partita, porca troia,
ci sentiamo nel prossimo video. Ah, qua ci sono tutti i punteggi, e se casomai probabilmente non ho spiegato tutto di tutto il senso di questo gioco, perché l'ho fatto arronzato e veloce, e probabilmente farò un altro gameplay molto più carino. Vabbè, alla prossima, arrivederci ragazzi, e andate a fanculo.